come to paradise. I libri pesano tanto, eppure chi se ne ciba e se li mette in corpo vive tra le nuvole. Volevo comprarmi un libro. Per iniziare la ricerca sono partita dal 26° Salone Internazionale del Libro qui a Torino. Al via la 26ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la più importante manifestazione italiana nel campo dell'editoria. La creatività sarà il motivo conduttore dell'edizione 2013, in programma presso i saloni espositivi del Lingotto Fiere dal 16 al 20 maggio. 26 le sale e gli spazi che ospiteranno presentazioni, incontri con gli autori e dibattiti. Oltre 1.400 gli editori rappresentati. Dove osano le idee? Il tema verrà affrontato a partire da una riflessione sui maggiori temi politici ed economici, passando poi alle nuove tendenze dell'arte contemporanea e all'impegno nel campo della tutela del patrimonio culturale, una sorta di laboratorio in cui sottoporre a verifica situazioni, tendenze, occasioni, potenzialità, ostacoli e difficoltà, offrendo soprattutto ai giovani indicazioni concrete sul come fare, ma anche sul dove e quando fare. Importanti in questo senso le testimonianze dirette di alcuni grandi maestri delle scienze, delle lettere e delle arti, chiamati a raccontare dal vivo la loro esperienza creativa. La lettura di tutti i buoni libri è come una conversazione con gli uomini migliori dei secoli andati. Abbiamo chiesto un po' di consigli in giro e ci siamo fatti un po' i libri degli altri. Sono venuta stamattina e ho preso Alice nel Paese delle Meraviglie e Aforismi di Wilde. Tu? Io no, niente in particolare, però ho preso la biografia di Steve Jobs e poi Grandi Speranze di Dickens. Noi pubblichiamo letteratura, narrativa, fiction, straniera. E vengono richiesti di più i libri più leggeri, un pochino più divertenti, forse con contenuti meno cupi. In tanti anni di Salone del Libro noi abbiamo notato che c'è molta più gente che si ferma a proporre cose proprie piuttosto che persone che si fermano perché sono interessate. Il libro che sta vendendo di più da noi sicuramente è A che pensi, che ha vinto il premio Andersen come miglior libro fatto ad arte e che è un libro che ci ha permesso di lavorare molto con i bambini attraverso i laboratori, la Philosophy for Children, il Palazzo delle Esposizioni. È un libro molto semplice ma che permette una certa interattività perché rapporta i pensieri ad alcune immagini. Poi sicuramente Alice nel Paese delle Meraviglie, nell'edizione illustrata da Yayoi Kusama, che è un artista di fama internazionale. La notte raccolgo dei fiori di carne, di cosa si tratta? È un libro di Giorgio Pirazzini, che sarebbe lui, ed è un horror, ma un horror particolare perché in realtà c'è un continuo ribaltamento tra vittime e carnefici e fino alla fine quindi non si sa bene chi siano i buoni e chi siano i cattivi. Sì, anche sullo scivolamento, sul messo in certe condizioni, fino a che punto è un problema godere di qualcosa di sbagliato. Tanti consigli, ma il libro che voglio ancora non l'ho trovato. Stavo sfogliando questo libro, che è un libro di poesie di Salinas, che è un poeta meraviglioso, sono poesie d'amore. E questa volta me lo compro perché è arrivato il momento, è meraviglioso, lo consiglio veramente a tutti. L'Incipit dice: in questa raccolta Ruffilli traccia una vera e propria fenomenologia dell'amore, non l'amore idealizzato di tanta tradizione poetica, ma l'erotismo come campo di battaglia, come corpo a corpo tra due persone che vogliono nello stesso tempo vincere e perdere. Perché no? Io sono fermamente convinto che noi dobbiamo essere il nostro cambiamento. Questo è un libro la cui morale dice che chiunque pensi che tanto tutto è inutile, tanto non cambierà mai niente, per me è lui il primo colpevole del mancato cambiamento. Io non sono uno scrittore, però avevo un messaggio da dare.
io sono abituato a parlare solo quando ho qualcosa da dire, e quindi avevo questo messaggio di amore per l'Italia, di speranza per l'Italia. È un romanzo che parla di valori come appunto l'amore per l'Italia, l'onestà e la responsabilità, che sono cose che purtroppo troviamo sempre più raramente. È un romanzo che parla di due ragazzi all'ultimo anno di liceo che in qualche modo cercano di vincolarsi dalla crisi economica che li attanaglia e cercano quindi di trovare qualche modo per uscirne, ma si renderanno presto conto che per uscire dalla crisi economica bisognerà prima uscire da una crisi molto più profonda, che è la crisi di valori, la crisi di ideali che pervade la nostra società. Notizia positiva, vedo tantissimi giovani, molti giovani scolaresche, ma anche ventenni che sono venuti qua a vedere, quindi questo è un buon presupposto per il futuro. Vengono a vedere, si vendono i libri, sì, si vendono, si venderanno sempre, però certo il mondo digitale, a parte gli ebook, sottrae moltissimo tempo libero alle persone, proprio il tempo che una volta si dedicava alla lettura viene ora cannibalizzato da Facebook, dai chat, da Twitter, da un sacco di altre cose. Però perlomeno c'è un certo travaso tra il libro fisico e l'ebook, cosa che invece nelle riviste in cui mi occupo io non c'è. Io credo che resistano molto bene, non proprio i gialli alla Agatha Christie, però le storie un po' intricate, diciamo così, a Dan Brown, e anche abbastanza il fantasy. A me piacciono i libri di fantasia ambientati nel Medioevo, quelli un po' intriganti, o anche i libri di storia. A uno scrittore, se è uno scrittore non ancora conosciuto, prima opera, il mio consiglio è comincia a pubblicare uno, due o tre capitoli iniziali del tuo libro, diciamo l'incipit, l'inizio, su qualche social network tipo Facebook, Twitter, reclamizzano su Instagram, eccetera. Quando hai qualche centinaio di persone che vuole vedere il resto, vai dall'editore, perché sennò è molto difficile essere pubblicati. Queste magliette tramite le quali si può scaricare un libro? L'idea è nata da una collaborazione che abbiamo instaurato con Marco Mottolese, che è un personaggio che inventò circa 20 anni fa le parole di cotone, che erano queste magliette letterarie. Praticamente sulla maglietta veniva riportato il testo, una breve frase di un classico della letteratura, e ebbero un successo enorme in tutto il mercato. E da una sua idea ci siamo incontrati l'anno scorso di, diciamo, rendere più evoluta questa idea degli anni 90. Abbiamo unito la nostra praticità, la nostra conoscenza del mercato e la sua invenzione, il suo modo di prevedere, diciamo, quelle che sono le tendenze del futuro. E abbiamo unito le due forze creando questa Edeka Style, e i primi prodotti stanno uscendo adesso sul mercato e appunto recano, oltre all'idea delle vecchie magliette, quindi delle scritte sempre riferite ai classici della letteratura, in più la possibilità tramite il QR code, quindi tramite la tecnologia QR code, di poter scaricare integralmente il classico. Ci siamo inizialmente indirizzati su classici onnicomprensivi, quindi di facilissima riconoscibilità, dalla Divina Commedia al Grande Gatsby, che è di grande attualità visto che è uscito il film ultimamente, alla Lettera Scarlatta, eccetera, quindi classici che tutti conoscono. Il target può essere veramente dai 10-12 ai 99 anni, proprio perché la maglietta può piacere a chiunque, e tra l'altro sono molto ben illustrate, ben fatte anche dal punto di vista proprio dei contenuti, dei tessuti utilizzati, del materiale. E poi il classico in sé, tanti probabilmente la compreranno e poi non so quanti leggeranno quello che c'è, che è il contenuto reale, però diciamo che quello è un valore aggiunto. Il QR code è comunque nell'ambito della maglietta e quindi non è invasivo, non dà fastidio anche dal punto di vista grafico. Si riprende con lo smartphone e automaticamente lo si ha all'interno del proprio strumento, si può leggere, non leggere, eccetera. Insieme alle magliette abbiamo sviluppato anche il discorso legato alle borse, con lo stesso concetto. E quindi, che libro mi metto oggi?
Geopin.